grandi siti archeologici, stanziando a tal fine risorse finanziarie adeguate, con le seguenti: individuati dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza nel rispetto dei vincoli di bilancio. Punto 2. Favorevole con riformulazione. Premettere le seguenti parole: a valutare la possibilità di. Punto 3. Favorevole. Punto 4. Favorevole. La ringrazio. Allora, passiamo quindi alle dichiarazioni di voto. Allora, ho come primo iscritto a parlare il deputato Gianluigi Gigli. Deputato Gigli, prego. Grazie Presidente. I fatti di terrorismo accaduti a più riprese in Europa, il più grave dei quali quello riguardante l'attentato al settimanale francese Charlie Hebdo, ma anche numerosi altri peraltro, hanno dimostrato il coinvolgimento di giovani nati, educati, cresciuti nelle società occidentali e che tuttavia erano imbevuti di estremismo, di radicalismo di tipo islamista. Erano giovani che forse in maniera confusa ed esasperata stavano cercando una loro identità, una identità che evidentemente non avevano trovato o non avevano potuto riconoscere all'interno della nostra società. Accanto a questo il fenomeno dei foreign fighters, che nella nostra Italia è ancora per fortuna relativamente ridotto nelle sue dimensioni, ma che ha assunto ben altra consistenza in altri paesi come l'Inghilterra o la Francia, mostra anch'esso per altra via il problema della integrazione rispetto ai valori fondanti delle società occidentali, i valori della democrazia, della tolleranza, della possibilità di convivenza di esperienze e di credi diversi, mostra come tutto questo purtroppo non sia stato raggiunto se non da fasce più o meno ampie di queste comunità, ma certamente non dalla loro totalità e nemmeno, ancora una volta, dai ragazzi cresciuti e nati all'interno dei nostri paesi. Di qui l'esigenza, nel mentre che le misure di sicurezza si fanno più forti, si fanno più stringenti per limitare questi fenomeni, per ridurre le possibilità di terrorismo, per evitare il contagio e il proselitismo da parte dei reduci e cosiddetti foreign fighters, accanto a questo la necessità di dispiegare uno sforzo educativo che coinvolga sempre più le scuole innanzitutto, le famiglie, le comunità, perché il processo di integrazione possa realizzarsi certamente senza spegnere le identità, perché esse sono un valore, ma certamente riconoscendo quello che è il terreno di gioco comune che è irrinunciabile per le nostre società, il terreno appunto, come dicevo, della democrazia, del rispetto, della tolleranza, della possibilità per ognuno di esprimere le sue idee senza estremizzarle e senza pretendere che esse costituiscano un qualcosa a cui tutti gli altri debbono adattarsi. Per questo le iniziative come quelle richiamate nella mozione firmata come primo firmatario dall'onorevole D'Ambrosio, le iniziative che hanno a che fare appunto con la prevenzione sia di carattere generale, quale il dialogo interreligioso e i programmi a favore dell'integrazione, ma anche quelle mirate alle sacche più esposte appunto al rischio di radicalizzazione, quelle dedicate al recupero e al reinserimento dei soggetti che manifestano già segni di radicalizzazione e quelle destinate anche al recupero, alla deradicalizzazione, come è stato detto, proprio dei casi più estremi che sono costituiti proprio da questi foreign fighters probabilmente,
non possono che essere dal nostro gruppo approvate e sottoscritte ed auspicate con forza. E ci auguriamo che il nostro Paese, il nostro Governo, la nostra scuola in particolare, metta in atto tutte le misure possibili perché questo confronto di identità, talora di civiltà, possa avvenire in maniera pacifica, possa avvenire mostrando tutto quello che è il bello di un sistema che l'Europa con fatica ha costruito e che ci auguriamo possa pian piano essere assimilato anche da altri. Crediamo che per questa via sia possibile svolgere un'efficace opera di prevenzione, che non esclude naturalmente lo sforzo per la sicurezza, che non esclude naturalmente il lavoro di intelligence, che non esclude naturalmente il contrasto a tutte le iniziative di terrorismo, ma che certamente afferma ancora una volta il primato dell'educazione, senza la quale non è possibile pensare a lungo termine di vincere la battaglia contro l'integralismo, contro il radicalismo, contro il terrorismo di matrice islamista. È un fenomeno con il quale le nostre società dovranno sempre più attrezzarsi per convivere nel futuro ed è quindi bene che già dalla scuola parta un processo appunto di questo tipo. E ci auguriamo che questo avvenga pian piano accanto all'altra misura per noi importante, che è quella della cittadinanza, che ci auguriamo appunto al termine dei percorsi scolastici, al termine di un processo anche qui di integrazione che mette in grado questi ragazzi di confrontarsi appieno con il nostro sistema educativo, con il nostro sistema scolastico, possa portare ad una maggiore integrazione, possa portare ad una convivenza più pacifica. Per questo il nostro gruppo voterà convintamente a favore della mozione che abbiamo sottoscritta e presentata dall'onorevole D'Ambrosio. Grazie. La ringrazio, deputato Gigli. Adesso chiede di intervenire il deputato Artini. Prego, la facoltà. Grazie, Presidente. Gli ultimi eventi degli ultimi mesi hanno chiaramente dimostrato come la risposta al fenomeno del jihadismo di stampo salafita non possa essere esclusivamente militare. L'azione della coalizione internazionale a guida statunitense non è riuscita in quasi un anno di bombardamenti a piegare l'ISIS, che anzi recentemente ha ottenuto degli importanti successi, come la riconquista di Ramadi. I circa 12.000 miliziani dell'ISIS rimasti uccisi nei bombardamenti della coalizione e nei combattimenti terrestri con Iraq e Siria sono stati rimpiazzati da un flusso quasi costante di nuove reclute, in gran parte provenienti da stati esteri. Si stima che siano circa 15.000 i cosiddetti foreign fighters che si sono uniti all'ISIS, consentendole di fatto di raddoppiare le proprie forze rispetto a quanto stimato un anno fa e nonostante le notevoli perdite subite sui campi di battaglia. E non si tratta solo dell'ISIS, circa altri 7.000 foreign fighters sarebbero attivi in Iraq e Siria insieme ad altri gruppi estremisti, 6.500 sarebbero